quanto cavolo sei lontana? Oh, ma io vado al passo che voglio. No, vabbè, capito, siamo in giro insieme, sei in un'altra regione. Ho capito, ma ascolta, a parte che ti vedo, sei lì davanti. Se mi vedi perché sto andando a 28 all'ora. Comunque, uno che ha come questo l'adventure può andare più forte, io no. Ma se abbia la stessa moto? Ah, tu fai quello che vuoi, scusa, ci sono le buche, stretta, non c'è il corrimano? Il corrimano? E vabbè, quel che l'è. L'avranno asfaltata negli anni 90 andar bene sta roba. Ma forse anche prima, guarda che roba. Comunque, nonostante siamo a 2400 metri, ci sono 27 gradi e mezzo. Io pensavo avrei avuto freddo. Riscaldamento globale. Oh, c'è la mucca in mezzo alla strada, oh, stai attento. Porca vacca, c'è la mucca in mezzo alla strada. Oh, amore, ho paura io, eh. Ma guarda, anche qua ci sono. Ma cosa deve fare? Ma passa piano, la guardi, la saluti, vai avanti. Che paura. È proprio lì in mezzo, non passano perché ho paura che li incorni. Vabbè, ma le mucche sono animali pacifici. Boh, non mi sembrava molto pacifica quella. Ti ha fatto qualcosa? No. E quindi era pacifica. Occhio. Non ho capito come fanno a uscire dal recinto. Con le zampe? Vabbè, ma c'è il filo. Ma non vedi quanto è basso? Lo scavalcheranno. Occhio che c'è un cratere lì. Sei in difficoltà? Sto andando piano perché ci sono le buche. Guarda che non ti sento perché sei troppo lontana. Ah, ok. E infatti quando hai risposto non ho sentito. Ripeti che non ho sentito di nuovo. Ho detto che stavo andando piano perché c'erano le buche. Ah, ok. Beh, guarda qua che passa sotto al sasso. Tra muschi e licheni. Tra muschi, licheni e marmotte. Guarda quanto è alta sta montagna di roccia. Ah, ma è molto particolare questo passo. C'è lo zaino che, porca miseria, in discesa mi punta. Cioè, mi fa ancora più peso. Cosa sta provando a fare? Non so, ma qualcosa di stupido. Sta facendo accoppiare l'acqua con la bicicletta. O sta sciacquando le ruote della cacca di mucca. Sopra il ponte di Baracca c'è l'una che non si ferma sui passi. Oh, che ansia. Che bella strada pulita e piena di sterco. Buca. Ma io do per scontato che tu sia sotto controllo del posizionamento delle telecamere che hai sulla tua moto. Sì, perché? No, no, chiedo, perché se poi scarico il video della GoPro e vedo che inquadra il cielo per mezzo viaggio, mi girano un po' i maroni. No, mi sembra che inquadri me. Ok. Guarda qua che roba, però. Veramente bello. Sì. Ma quanto cavolo sei lontana? Oh, ma io vado al passo che voglio. No, vabbè, capito, siamo in giro insieme, sei in un'altra regione. Ho capito, ma ascolta, a parte che ti vedo, sei lì davanti. Se mi vedi perché sto andando a 28 all'ora. Comunque, uno che ha come questo l'adventure può andare più forte, io no.
Ma se abbia la stessa moto? Ah, tu fai quello che vuoi, scusa, ci sono le buche, è stretta, non c'è il corrimano? Il corrimano? E vabbè, quel che l'è. Non è in sicurezza. Se arrivo magari un po' più forte e mi trovo in una buca e... Vabbè, ma scusami, infatti, cioè, sulle curve vai piano, ma sul rettilineo almeno 40 all'ora fammeli. Se mi vieni giù 25... Sì, un rettilineo, se prima, come prima c'era un pezzettino che era bello l'asfalto, ok, ma se il rettilineo c'è l'asfalto di merda, devo andare sempre piano. Cioè, se poi mi dici le curve cieco, paura, va bene, ok, però è che qua non è così brutto. Il pezzettino su era orribile, te ne do atto, ma qua è già meglio. Guarda che chiesa gigantesca. Sarà un qualche specie di santuario. Occhio il pick up. Comunque è infinita sta strada. Certo, se la fai a 20 all'ora poi. Porca tro... Facciamo che ti faccio passare, almeno non ti perdo. No, sto davanti te, per l'amor di Dio. Sì, ma adesso non è che facciamo tutto il viaggio che sto davanti io come al solito, eh. Vabbè, adesso sto davanti te. Questo perché era da quel lato lì della strada, boh. Ma infatti fermo poi, boh. Magari pensava di essere in Inghilterra. Occhio che c'è un ramo in mezzo alla strada. Sì, comunque è veramente lunga sta strada. Te l'ho detto. Me l'hai detto, io ti ho detto, certo che se vai a 20 all'ora. Io ho capito, più di così. Più di così, io sto andando nei limiti, ma comunque più di così. Anche perché non vorrei smorzare il tuo entusiasmo, ma sono già le 2. Infatti io non ce l'ho l'entusiasmo. Ah, fantastico. È sempre una gioia viaggiare con te. Perché continua ad esserci pieno di buche. Non è che mi diverto se una strada è così, scusa. Non so tu, c'è bello, bello il paesaggio, bello. Ma la strada fa cagare. Adesso devo cercare di superare sta macchina. La strada è vuota, nessuno. Proprio nessuno. Proprio che la puoi superare anche in curva. Attenzione, Luna Colombo supera le macchine. Di prepotenza anche. Ho visto il vecchietto che gli è uscita la dentiera. Dallo spavento. Sì, hai messo la terza per la prima volta dopo quanti chilometri? Meglio per salvarla le marce. Sì, sputtaniamo il motore a girare in seconda. Vabbè, a girare in seconda a 30 all'ora sarà mica sputtanarlo. Non lo so. Beh, comunque prima di partire a Luna ho fatto il tagliando, le ho fatto montare le pastiglie nuove dei freni della Brembo. Luna, fanno o non fanno la differenza? Sì, frenano molto di più. C'è da dire che di base non frenava. Sì, bene, lasciamo perdere il freno dietro. Dai, qua è bello l'asfalto, puoi anche venire giù un po' più decisa. Sto già venendo giù un po' più decisa. Ah, cavolo. Ma mi sto facendo passare? Sì, perché mi rompe i maroni a essere da solo tutto il tempo. Oh, là, finalmente l'ho fatta passare. Almeno posso insultarla vedendola. Se no devo insultare senza neanche vederla. Cioè, è scomodo comunque. Ma l'hai visto? Cosa? Che sono proprio cretino. Guarda, sei proprio cretino. Guarda, questa strada mi ricorda un po' quella strada là, là, che c'era il cartello Lunecco. Flashback. Lunecco, attenzione, qua ci vuole una stories. Ma vedi fianco il cartello. Ciao fans, siamo a Lunecco. Lunecco. End of flashback. La canobina. Sì, beh, quella era un po' meno in discesa, era un po' più in piano. Però sì, madonna, quella è veramente una delle top 10 delle strade di schifo che ci sono. Amore, com'è sta strada? È particolare, suggestiva. Una merda piena di buche. Fa cagare. Proprio quell'enfasi. Fa cagare. Un da milanese. Oh, dov'è la strada qua? E la insinua all'esterno. E la insinua all'interno.
Certo che se poi non le puliscono però i tetti. Guarda qua che si vede tutto il cemento armato lì, i ferri. Sì, beh, non era neanche così male, ho visto di peggio. E saluta Luna Colombo! Sì, sì, lì. Attenzione, ha messo la quarta dopo quasi un'ora. Oh. Attenzione che gli va in casa se arrivi lunga. Finalmente si può guidare un po'. Mi sembra di andare in bicicletta prima. Vabbè, che siamo da così tanto tempo in discesa, che un po' mi fanno male anche le braccia. Dai, non continuare a lamentarti, che c'hai 25 anni, anzi ancora 24. 24, non allunghiamo i tempi, che non me la sento. Ecco, non facciamo i cinquantenni mestruati. Oh, finalmente c'è anche dell'asfalto decente. Larga, liscia. E infatti appena c'è l'occasione. Un cretino. Sì, beh, non penso che averti superato i 65 all'ora sia un gran pericolo, soprattutto considerando che l'ultima macchina che abbiamo incrociato è stato 20 minuti fa. Ma ti faccio ripassare perché mi diverto così. Lo svernicia così, senza dirgli niente. Ciao fans, siamo qua sul Colle della Fauniera, veramente molto bello, anche se non pensavo. E là dietro è appena passata una marmotta gigantesca. E Luna si sta inerpicando per la pipirella.